Amici di Top Off Gaming, vi è mai capitato che una persona, magari un non videogiocatore, iniziasse in qualche modo a insultarvi o comunque a dire idiozie su questo incredibile nostro hobby? Sui videogiochi e sui videogiocatori ne sono state dette di cotte e di crude, ma queste persone non sanno cosa c'è veramente dietro e soprattutto alle volte dicono veramente un mucchio di stupidaggini. E proprio per questo motivo ho voluto creare questo video in cui andiamo a vedere tutte le stupidaggini dette dai videogiocatori a noi videogiocatori per questo nostro hobby. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, supportatemi per farmi crescere con i vostri like e le vostre iscrizioni. Grazie mille a tutti. La prima cosa che ci è stata detta dai non videogiocatori è che giocare in qualche modo ci rende antisociali, ci fa chiudere nel nostro piccolo mondo, non ci fa uscire e non ci fa stringere amicizia. Ma amici, non c'è nulla di vero in tutto questo, perché i videogiochi, soprattutto negli ultimi anni, puntano molto sul comparto multiplayer. E questo vuol dire solo una cosa: la possibilità di incontrare altre persone che condividono il nostro stesso hobby e con cui magari può nascere una bella amicizia o un bel gruppo di gioco. Certo, alle volte incontrerete anche dei grandi, grandissimi pezzi di M, ma da qui a dire che i videogiochi portano a isolarsi, la strada è molto, molto lunga. E adesso un dibattito che sta conquistando tutto il mondo: gli eSport si possono considerare come vere e proprie discipline, magari da inserire un giorno alle Olimpiadi o magari con alcuni tornei particolari? Per i non videogiocatori gli eSport sono una stupidaggine, non servono assolutamente niente e non mettono in luce nessuna abilità di noi videogiocatori. Ma amici, anche in questo caso sono pure vere baggianate. Perché gli eSport e soprattutto i videogiocatori professionisti hanno elevato il videogioco a qualcosa di più del semplice divertimento. E soprattutto non si diventa professionisti dal giorno alla notte. Ci vogliono capacità di riflessione, lavoro di squadra, cooperazione, grandissimi riflessi e soprattutto un'attitudine psicofisica non indifferente. I veri pro gamers non fanno 8 ore filati di videogiochi, ma si allenano sia dal punto di vista fisico, sia dal punto di vista coordinativo, sia dal punto di vista dei riflessi. E adesso un'altra frase che in tantissimi abbiamo sentito: i videogiochi sono solo per bambini. Su questa frase potremmo parlarne veramente tantissimo e posso essere anche d'accordo sui piccoli videogiochi che si fa per perdere tempo o magari quando si è in gabinetto. Ma attualmente il mercato dei videogiochi è veramente tanto ampio e permette perfino di provare in maniera realistica delle vere e proprie esperienze. Pensate che sia facile guidare un'auto in modalità realismo? Pensate che sia facile diventare un pro gamer o magari sparare ad alcune persone all'improvviso per la mappa? Beh, ve lo dico io, non è per nulla facile. E se state pensando che tutto questo lo può fare anche un bambino, beh, vi sbagliate di grosso. Un'altra frase che sentirete dire ai non videogiocatori è di lasciare stare i videogiochi, perché non vi insegneranno nulla, non vi insegnano nulla di reale e soprattutto se volete una storia o comunque avere una bella fantasia, meglio leggere un libro o un film. Beh amici, anche questa affermazione è tutta da smentire. Non è vero che giocare non vi regala emozioni o non vi insegna nulla. Ci sono tantissimi videogiochi su vere e proprie guerre, su vere e proprie storie. E comunque, se volete un'emozione, che voi leggiate un libro o vediate un film o giocate ad una bellissima storia, non c'è alcuna differenza. L'importante è sempre l'emozione finale che ci regala. Non è vero che i videogiochi vi fanno solo sprecare tempo, vi possono regalare emozioni e soprattutto vi possono anche insegnare qualcosa. E adesso una frase che ha detto perfino la Casa Bianca. Signori,
i videogiochi rendono violenti. Questo dibattito tutt'oggi è ancora aperto e tra i sostenitori c'è perfino la politica degli United States, la quale sostiene che giocare a sparatutto, giocare a videogiochi violenti, in qualche modo vi farà diventare dei veri e propri criminali. Ma in realtà ecco che qua ci viene in aiuto la scienza, che ha fatto proprio un test e ha provato a vedere se i videogiocatori rispetto ad altre persone sono veramente più violente. E indovinate cosa è emerso? Beh, non c'è alcuna correlazione tra violenza e videogiocatori. Al massimo si potrebbe dire che c'è poco controllo da parte dei genitori ai giochi che si comprano. Infatti esiste una dicitura, il PEGI, che ci permette di capire se questo gioco è adatto o no alla nostra età. E con questo abbiamo risposto a tutte le stupidaggini dei non videogiocatori. Qualsiasi cosa voi vogliate aggiungere, scrivete, commentate e noi ci vediamo in un prossimo mega video. Ciao!